Il TG Fipsas è offerto da Ed eccoci di nuovo insieme, cari amici, per la seconda parte del TG Fipsas. Vi proponiamo ora il riepilogo dei campionati e delle manifestazioni nazionali per quanto riguarda la disciplina della pesca al colpo. Numerosissimi sono stati, come al solito, i campionati ed i tornei a livello nazionale per quanto riguarda la specialità della pesca al colpo, che è quella che conta il maggior numero di agonisti. Cominciamo la rapida panoramica con il campionato italiano Ledgering, conclusosi a Monte Molino nel Tevere, dove il titolo se lo è aggiudicato Angelo De Pascalis della LBF Italia davanti alla coppia Maurizio Maggiali e Stefano Mariotti, che sono finiti nell'ordine sul podio. La stagione si era aperta ai Laghi di Faldo con il classico Memorial Fausto Pasinetti giunto alla sua 26esima edizione. Ad iscrivere il suo nome nel prestigioso albo d'oro di questa manifestazione è stato il milanese Luca Pera della Fratelli Campana Maver, che ha preceduto Michele Naro del team Borghetto Maver, mentre al terzo posto chiude il CT della Nazionale Seniores Rudy Frigeri dell'Oltrarno Colmic. Ancora un bellissimo successo di partecipazione nel campionato italiano a boxe di pesca al colpo, che si è svolto come sempre nel Cavo Lama con ben 200 squadre al via. Vince la polisportiva Castelfranco Tubertini davanti al Borghetto Maver, che ha piazzato due squadre al secondo e terzo posto. Nel campionato italiano a coppie, titolo alla Bagna Cavallese Colmic con Massimo Vanicelli e Franco Melandri, che si impongono sul duo della Ponte Derese Valdera Colmic, Gelli Lazzeretti, mentre terzi si sono piazzati Bruscia e Meucci dell'Oltrarno Colmic. Campionato italiano promozionale si è svolto ancora ad Umbertide nel Tevere Perugino. Il titolo è stato conquistato dal bresciano Erminio Maccagnola della Pilastroni Trabucco, che ha battuto a pari penalità Annibale Bertolaccini del Fishing Club Milo Lucca e Franco Iaconi della Eridania 91 Colmic. Nella specialità fiume, ennesimo successo di Claudio Burnazzi delle Aquile Colmic, tre titoli negli ultimi quattro anni, che nel bidente ha preceduto gli altri romagnoli Maurizio Conti e Stefano Paganelli. Nella specialità carpa, il titolo è stato assegnato nel lago Overfish a Teramo. Vince Claudio Bartoli della Adriatic Team, al suo terzo titolo in questa disciplina, davanti all'abruzzese Mauro Dell'Aquila e al fiorentino Massimo Cecchi. Nell'Arno fiorentino, sui campi di gara del Mondiale, si sono svolti i campionati master e donne. Fra i master, a parte questa bellissima cattura di Lorenzo Belleli, il titolo è stato aggiudicato all'Alborella ed ha vinto Antonio Curarati del Castello Maver, precedendo sul podio il fiorentino Piero Palai e i Fulvio Neri dei Vercellesi Milo. Fra le donne, decimo titolo per la campionissima Simona Pollastri della Lenza Emiliana Tubertini, che precede l'altra azzurra Silvina Turrini e la giovanissima Retina Federica Brilli, una promessa dell'agonismo femminile. I campionati giovanili si sono svolti nella Fiuma, al campo di gara della Mandria. Fra i più piccoli vince Yuri Tabasco, componente della squadra campione del mondo, precedendo sul podio Jean-Pierre Signorin e Samuele Pinca. Fra gli under 16 ha vinto Davide Quilici della Valdezza Colmic, argento per Matteo Avoledo e bronzo per Matteo Lorenzetti. Nella categoria under 18 vince un altro campione del mondo, Francesco Campani della Valdelsa Colmic, davanti a Luca Casavecchia e Daniele Lanfranco, tutti con tre penalità. Infine, fra i più grandi, si è laureato campione d'Italia il montecatinese Francesco degli Innocenti, che precede Carlo Romeggini e Manuel Cancelli. Moreno Ravaglia, del gruppo pescatori ortofrutticolo Imolese Tubertini, è il nuovo campione d'Italia seniores di pesca al colpo.
Le ultime due prove del campionato si sono svolte nel canale Fissero a Mantova sul campo di gara di Cavecchia. Travaglia ha concluso con 3 primi ed 1 secondo, precedendo Andrea Gelli della Valdera Colmich e il romagnolo Pierpaolo Barilli della Città del Rubicone d'Aiva. Il titolo per la categoria diversamente abili è stato assegnato in 2 prove ai Laghi Borghese di Pistoia. Ha vinto a suon di carpe il pistoiese Marini, precedendo Damiano Speroni e Giancarlo Borreri. La Coppa Italia, arrivata alla sua 5ª edizione, è stata assegnata in prova unica ad Ostellato. La manifestazione, che apre le porte alla gara internazionale del Sei Nazioni, ha visto il successo dei bresciani dello squalo Tubertini, che si sono imposti davanti ai pescatori oleggesi di Novara, mentre al 3º posto hanno chiuso i perugini del Cormorano Colmich. Nell'Eccellenza Nord, che è il raggruppamento più importante sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, l'Oltrarno Colmich ha dominato, anche se nell'ultima prova nella Fiuma ha rischiato un po', resistendo per un soffio alla rimonta della Lenza Emiliana Tubertini, arrivata ad una sola lunghezza dai toscani. La Lenza Parmense Maver, che ha vinto la tappa con 6 penalità, è salita sul 3º gradino del podio. Nell'Eccellenza Centro il torneo era stato vinto dalla squadra abruzzese della Aspes Colmich B, che però è stata retrocessa per una irregolarità nella composizione della squadra nella penultima prova sul bomba, e così il titolo è stato assegnato al Pesca Club Teramo Milo, che con 66,5 si è imposto sulle 2 squadre della Blue River Tubertini di Terni e sul PC Foligno Colmich. L'Eccellenza Girone Sud si è disputata quest'anno, come è noto, in 2 sole prove nel lago Mignatta, nel Beneventano. Vittoria a sorpresa del CPS Sele Trabucco in rimonta davanti ad altre 2 formazioni salernitane, il Fishing Club Ponte Cagnano Idra e l'APS San Marzano. E andiamo a concludere questa panoramica con la manifestazione Regina, il campionato per squadre di società, che apre le porte al mondiale per club. È stata una edizione avvincente in 6 prove, 2 nella Fiuma, 2 nel Fissero e 2 ad Ostellato. Oltrarno Colmich e Lenza Emiliana Tubertini non hanno tradito le aspettative e si sono date battaglia con una serie di sorpassi e controsorpassi. Soltanto al fischio di chiusura dell'ultima prova si è capito che a vincere sarebbe stata l'Oltrarno Colmich, che ha preceduto di soli 6 punti i bolognesi. Nella lotta per il 3º posto prevalgono i ducali della Parmense Maver allo sprint sulla Ravanelli Trabucco. Si ricompone così lo stesso podio che avevamo visto nell'Eccellenza Nord. E adesso un servizio sulla 2ª edizione di Mondo Pesca, la rassegna fieristica che si è svolta a Marina di Carrara. Con un bilancio decisamente positivo si è chiusa la 2ª edizione di Mondo Pesca, manifestazione fieristica che si è svolta nei padiglioni di Carrara Fiere a Marina di Carrara. Rispetto ad altre rassegne similari, Mondo Pesca ha la particolarità di coinvolgere e coniugare tutta la filiera della pesca con un connubio fra la piccola pesca professionale e quella sportiva. A fianco della sezione provinciale di Massa e Carrara, che col dinamico Stefano Sarti ha curato l'allestimento e la parte ludica e dimostrativa, non poteva mancare la FIPSAS nazionale con un suo stand attrezzatissimo, comprendente anche vari simulatori di pesca sportiva. Numerosi e qualificati gli stand espositivi che quest'anno occupavano 2 interi padiglioni, grazie anche al riuscito connubio con la rassegna Mondo Caccia, che dal canto suo ha riscosso un bel successo di presenze. Molto ammirata anche la sezione della falconeria, che desta sempre una naturale curiosità nel pubblico, anche fra i non addetti ai lavori. Non solo dunque attrezzature per la pesca sportiva, ma anche per quella professionale, con un settore dedicato specificamente alla nautica. Una grande vasca consentiva di cimentarsi con gli artificiali e con la mosca,
mentre non mancavano gli stand delle case editrici che proponevano libri e riviste specializzate. Numerose poi le iniziative collaterali come convegni, dibattiti, angolo dell'esperto e manifestazioni agonistiche di costruzione mosche artificiali, gare alla trota, di self-casting e di canna da riva. La FIPSAS ha colto l'occasione per effettuare nelle sale della fiera la riunione del Consiglio e quindi la consulta nazionale dei presidenti delle sezioni provinciali e dei comitati regionali, durante la quale il presidente nazionale Claudio Matteoli ha esposto le problematiche derivanti dalle preannunciate ristrutturazioni territoriali nell'ambito del CONI, dagli aumenti dell'assicurazione per i pescatori tesserati e dal taglio dei contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale a tutte le federazioni affiliate, tutti fattori che avranno un pesante impatto sulla gestione e sul bilancio della FIPSAS. Ma sentiamo ora Stefano Sarti, vero motore propulsivo della rassegna carrarese. Direi che è una seconda edizione veramente interessante. Quest'anno, a differenza dello scorso anno, abbiamo, credo, avuto con la federazione un input gigantesco. Parliamo già della consulta federale che si è svolta durante questa mega manifestazione e delle commissioni delle acque interne, dove verranno fatti i calendari completi per il 2012. Per questa importante manifestazione quest'anno la federazione si è impegnata tantissimo, partendo dai nuovi simulatori di pesca sportiva, simulatori che quest'anno hanno la grande novità dei video. Oltre a questo abbiamo portato un simulatore di pesca subacquea con un sistema tecnologicamente avanzato. I convegni direi che hanno avuto il culmine con il convegno allo squalo, Shark Life, un convegno mirato al rilascio dello squalo, alla tutela dello squalo, un progetto che la comunità europea ci ha consegnato e che ci sta portando avanti, che stiamo portando avanti per conto e nome della comunità europea. Oltre a questo, nella prima giornata devo dire c'è stato un convegno interessantissimo sulla legge regionale della Toscana nelle acque interne, legge che va adeguata ai tempi nostri per cercare di riprendere le acque in gestione, ma non per avere le acque in gestione, ma per ridare le acque ai pescatori sportivi e ricreativi. E chiudiamo con le parole del direttore dell'ente Carrara Fiere, Paris Mazzanti. Bene, la seconda edizione di Mondo Pesca credo che stia superando la prova, nel senso che abbiamo avuto moltissimi visitatori, un'iniziativa con oltre 100 espositori, circa 150 case rappresentate su 10.000 metri quadrati di superficie espositiva. Quindi un evento che già alla seconda edizione si conferma evento importante, evento di riferimento non solo a livello toscano ma a livello nazionale. Termina qui la 15ª puntata del TG FIPSAS. Fra 2 settimane avremo l'ultima puntata del ciclo 2011 ed avremo in studio gradito ospite il presidente della FIPSAS, Claudio Matteoli. È un appuntamento che non dovete e non potete mancare. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Il TG FIPSAS è stato offerto da...